10 donne vittime di violenza in condizioni di disagio sociale. Si sono unite in un'associazione, l'hanno chiamata MIA, acronimo di Memoria, Inclusione e Autonomia. Da oggi la loro unione le porterà a sperimentare un percorso imprenditoriale di sviluppo e di riscatto. Si occuperanno di commercializzare i prodotti del bene confiscato più grande dell'area metropolitana, la masseria Antonio Esposito Ferraioli, un podere di 12 ettari nel territorio di Afragura intitolato al giovane cuoco ammazzato dalla criminalità organizzata il 30 agosto del 1978 per aver denunciato una truffa ai danni della comunità europea attraverso partite di carne avariata. L'associazione nasce da un progetto finanziato da Costa Crociere per un corso di formazione per donne vittime di violenza e disoccupate, con l'obiettivo finale di creare un'impresa sociale. La masseria, un tempo nelle mani dei boss locali, dal marzo dello scorso anno è stata affidata a 5 soggetti: Consorzio Terzo Settore, Associazione Sottenco, Cooperativa L'Uomo in Legno, Cooperativa Giancarlo Siani e la CGL. Oggi produce prodotti freschi e lavorati, dando lavoro a molte persone. In un percorso di riscatto che passa attraverso la conoscenza, la formazione e il lavoro. L'iniziativa è stata presentata nel Palazzo Comunale di Afragura alla presenza del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, del sindaco Claudio Grillo, del presidente della commissione anticamorra della regione Campania Carmine Mocerino, del sindaco della città metropolitana di Napoli Luigi De Magistris, che ha sottolineato che è una priorità per noi sottrarre definitivamente i beni alla criminalità organizzata, non metterli in vendita come qualcuno ogni tanto propone anche da un punto di vista normativo, bensì riaffidarli alla cura del territorio attraverso le associazioni, attraverso gli abitanti, sempre in collaborazione con i comuni interessati. Il tema della pericolosità della messa in vendita dei beni confiscati per la possibilità che i clan possano rientrare in possesso attraverso prestanome è stato affrontato anche dal ministro Costa, che si è detto d'accordo con il sindaco De Magistris. Prima ancora di pensare di vendere un bene, è bello darlo immediatamente subito dopo il sequestro e la confisca. Quindi la norma deve consentire che non passino, come nel caso specifico di Afragola, 20 anni di inerzia, ma che siano 20 giorni. Il ministro ha espresso parole di apprezzamento per la nascita di MIA e per le sue finalità. Bellissima l'iniziativa, perché queste 10 donne che vengono da un passato affaticato, diciamo, sono simbolo di rinascita per loro stesse, ma principalmente per tutte le altre donne che hanno le medesime necessità, le donne che sono emarginate, che hanno subito violenza. Questo progetto, ha concluso il ministro, significa una vera rinascita, significa fare business, cioè significa fare economia vera e non assistenzialismo, che però si rivolge poi alle persone che sono in sofferenza, quindi una economia che ha un risvolto sociale molto profondo. Ecco perché sono voluto venire qua.